Ciao, in questo video ti parlerò di quella che è la mia strategia in tre semplici step, in tre semplici passi per tutto quello che è il grandissimo mondo delle discopatie lombari, dei problemi ai dischi lombari. Problemi di cui si parla tantissimo sia al bar che nelle sale d'aspetto degli ambulatori degli ortopedici e sul quale si sente dire, ovviamente come ogni problematica molto comune, se ne sente dire di tutti i colori. Alcune di queste informazioni sono fondate, altre sono vere e proprie leggende metropolitane e cercheremo di capire quali sono le informazioni corrette, quali sono le leggende metropolitane e naturalmente qual è una strategia efficace da mettere in pratica se ti hanno diagnosticato un problema di questo genere. Per dirti quanto possa essere comune la problematica, sul mio sito l'altrareabilitazione.it, che è uno dei siti più visitati in Italia sulle problematiche muscoloscheletriche e sul miglioramento della postura e dello stato di forma generale, soltanto per la parola discopatia, soltanto per queste parole chiave, arrivano più di 2000 visitatori al giorno soltanto sul mio sito, soltanto per quelle parole chiave, quindi significa che è un problema veramente molto comune. Ecco, però se le persone continuano ad avercelo, continuano a cercare informazioni, è perché di fatto non esiste la pillola magica per dire ok, hai questo, devi fare questo e poi non avrai più il problema. Ci vuole una strategia, che è proprio quello di cui andiamo a parlare in questo video. Se vuoi approfondire poi quelle che sono le mie metodologie, le strategie, tutte le routine di allenamento, esercizio, tutto quello che bisogna fare per migliorare il problema del mal di schiena, allora vai a guardare i link nella descrizione del video, trovi tutti gli approfondimenti, in particolar modo trovi il mio videocorso Mal di schiena passo dopo passo, che è un programma molto molto completo e molto molto personalizzabile, che ti guida appunto passo dopo passo in tutto quello che puoi fare per migliorare le problematiche lombari. Bene, allora, vediamo il discorso della problematica lombare, della discopatia lombare. Come prima cosa, vediamo di che cosa stiamo parlando. E bene o male, lo conoscono tutti, quindi facciamo un veloce ripasso. Quando parliamo di discopatia lombare, parliamo di un problema che colpisce i dischi, quindi diciamo il punto di intersezione tra una vertebra e l'altra, tra una vertebra e l'altra c'è un disco, si chiama disco intervertebrale, materiale cartilagineo, discopatia uguale problema del disco. Nella colonna lombare i dischi più comunemente colpiti sono quelli tra la quarta e la quinta vertebra lombare e tra la quinta vertebra lombare e la prima sacrale, il famoso L4, L5, L5, S1. Quindi quando si parla di discopatia si parla di un generico problema a questi dischi. Allora, qual è la strategia da attuare se ti hanno diagnosticato questo problema? E se te lo hanno diagnosticato è perché avevi mal di schiena, chiaramente, perché altrimenti uno non fa neanche le indagini del caso. Che cosa c'è da fare? Allora, io come primo step, ancora prima dei tre step di cui parlo, individuerei le informazioni corrette, che è probabilmente lo step più importante di tutti. Ho conosciuto un numero infinito di persone la cui vita è stata, tra virgolette, diciamo, rovinata da questa diagnosi. Perché? Perché ho la discopatia, quindi a un certo punto della loro vita hanno avuto questo tipo di diagnosi e da quel momento in poi non sono più state le stesse persone. Perché? Perché questa cosa non la posso fare perché ho la discopatia e quest'altra non la posso fare perché ho la discopatia. Ma cioè, almeno ho provato, no, ma ho la discopatia, che ci devo provare? No, ho la discopatia. Persone cui la cui vita è stata seriamente limitata anche solo dalla diagnosi, non tanto dal dolore. Sì, certo, se hai dolore la tua vita è limitata e ci mancherebbe altro, ma anche solo dalla diagnosi. No, magari hai fatto questa cosa e no, ma ho la discopatia, non ci ho neanche provato. Okay? La prima cosa sono le informazioni corrette. Perché? Perché quando parliamo di discopatia, entro certi limiti, ma sono limiti molto ampi, parliamo della naturale degenerazione della colonna vertebrale. Ovvero, se io prendo 100 persone là fuori che hanno 30 anni, neanche particolarmente anziane, 40 anni, 50 anni, 60 anni, 70 anni, senza mal di schiena, la possibilità che io ho, che senza mal di schiena in quel momento è che non ne soffrono, la possibilità che io ho di trovare una discopatia oltrepassa il 70% nei trentenni, oltrepassa il 90% nei cinquantenni. Okay? Quindi in molti casi, quando parliamo di discopatia, è come dire: guarda che hai una discopatia, hai un problema al disco, il disco si è assottigliato,
È come se qualcuno che non vedo da un po' di tempo, che non vedo da 20 anni, mi dicesse: ma cioè, sai che hai dei capelli bianchi? E sì, lo so che ho dei capelli bianchi, è normale. Ok, quindi entro certi limiti, quando non parliamo di massicce degenerazioni del disco, stiamo parlando della norma. E tra l'altro le statistiche che cosa ci dicono anche? Che la correlazione tra la discopatia e il dolore è scarsissima, se non nulla. Quindi ci sono persone sane che hanno discopatie anche importanti, persone che hanno molto dolore, che però non presentano particolari segni di discopatia. Insomma, questa relazione non c'è, quindi non è detto neanche che sia la discopatia il problema. Se hai dolore, c'è sicuramente una fonte di irritazione, ma non romperti la testa sulla discopatia. Quindi la prima parte della strategia è sicuramente le informazioni corrette. Ok, c'è questa cosa, sappiamo che c'è, probabilmente ce l'hanno anche gli altri, sicuramente ce l'hanno anche gli altri, probabilmente non è la sorgente del dolore, magari è solo un piccolo pezzo del puzzle. Che cosa posso fare per il mio dolore, discopatia o non discopatia? Adesso vediamo la strategia in 3 step. Quindi appoggio la mia colonna, quindi che io sia sicuro che il problema sia la discopatia o che comunque non lo sia, sia una generale irritazione della colonna vertebrale o dei muscoli circostanti. Che cos'è che posso fare? Quello che posso fare, il bello è questo, che quello che posso fare poi in realtà non è che cambia, perché se io ho la discopatia alle 4 o alle 5 devo fare certi esercizi, e se ce l'ho alle 5 se uno, ah no no, è completamente diverso, dobbiamo sapere se... Assolutamente, la strategia per il mal di schiena è sempre la stessa, cambia a seconda di quanto mal di schiena hai, di che po' che tipo di mal di schiena hai, quanto sei acuto questo, assolutamente, ma non è che se hai alle 4 o alle 5 devi fare solo gli allungamenti e se hai alle 5 e se 1 devi fare solo i rinforzi, ok? Quindi la prima parte della strategia, ed è una parte abbastanza controversa per molti aspetti, perché alcuni dicono che no, non va bene assolutamente, ma io ho trovato che comunque è particolarmente efficace se fatto in un determinato modo lo stretching, la ginnastica di allungamento. Tra un attimo farò vedere anche alcuni dei miei esercizi preferiti di stretching per le problematiche lombari. Molti dicono che non vada fatto perché vai a forzare eccessivamente il tratto lombare, soprattutto con alcune posizioni. In realtà, oppure che non serve per il mal di schiena. In realtà c'è un buon 70% di persone che con una ginnastica di allungamento ben fatta, soprattutto quelle con mal di schiena cronico e che si presenta come tensione cronica al livello dei muscoli lombari, che trae beneficio dall'allungamento. E se fatto in un certo modo, senza andare a forzare troppo, senza creare allungamenti eccessivi, senza tenere tempi troppo lunghi, abbiamo delle controindicazioni che rasentano lo zero. Quindi perché non provare? Lo stretching è sicuramente una buona pratica quotidiana e tra poco vedremo anche qualche esercizio che può essere particolarmente efficace sulla colonna lombare. La seconda parte della strategia, il secondo tassello fondamentale è sicuramente la ginnastica di rinforzo. Riprendo la mia colonna. Qual è il senso della ginnastica di rinforzo? Le problematiche ai dischi o comunque il mal di schiena in generale, perché abbiamo detto che la problematica ai dischi forse non è neanche il nucleo centrale del problema, nascono perché? Perché la quantità di sollecitazioni che noi diamo alla nostra colonna, o statiche, sto molto tempo nella stessa posizione, o dinamiche con i carichi, è eccessiva rispetto alle sue capacità di gestirla. Se noi andiamo a potenziare i muscoli, che cosa succede? Che chiaramente la capacità di sopportare carico aumenta perché ho dei muscoli più potenti. Ok? Se io ho delle braccia piccolissime, dei muscoli piccolissimi, anche portare le borse della spesa per le mie articolazioni è un problema. Se io invece ho una muscolatura ben sviluppata, la stessa borsa della spesa chiaramente mi pesa meno. Quindi la ginnastica di rinforzo, non a caso, è una di quelle più utilizzati gli esercizi di rinforzo del core, e anche di quelli vediamo qualche esempio. Sono tra i più utilizzati perché? Perché quando c'è una muscolatura più solida, a parità di problematiche che potrebbero esserci dentro la colonna, io lo gestisco molto molto meglio, l'infiammazione diminuisce. E la terza parte della strategia riguarda la revisione dei movimenti. Perché senza accorgersene, molto spesso noi andiamo a creare delle micro sollecitazioni che tengono vivo
il processo infiammatorio. No? Quando si dice spesso piegati con le gambe e non con la schiena, è perché in molte persone il piegarsi con la schiena e fare determinati movimenti continua a reiterare il processo infiammatorio, continua ad alimentarlo. Questa schiena non trova mai un attimo di pace, diciamo, per recuperare dall'infiammazione. Allora anche lì ci sono degli accorgimenti, qualche semplice esercizio, qualche esempio lo vediamo sicuramente anche tra un attimo, per fare in modo di che cosa? Riuscire a muoverci tenendo una posizione che non sollecita eccessivamente la colonna. La colonna è, diciamo, è strutturata non tanto per sopportare carico quando è in posizioni di flessione, ma per farlo utilizziamo di più le articolazioni, in particolare l'articolazione dell'anca. E adesso vedremo anche qualche suggerimento ed esercizio per utilizzare di più l'articolazione dell'anca, che è più studiata per fare forza, piuttosto che la colonna lombare. Ecco, con questi tre passaggi, esercizi di allungamento prudente, esercizi di rinforzo e correzione dei movimenti, quindi imparare a muovere bene la colonna, noi che cosa riusciamo a fare? Riusciamo ad avere una colonna che si muove meglio, una colonna con una muscolatura più robusta e una colonna che è meno contratta nei muscoli che la muovono. Questo fa in modo che anche se ci fosse la discopatia e anche se fosse quello il problema, non ci sia il dolore. Infatti quello che si vede nella stragrande maggioranza dei casi è che con una buona rieducazione il dolore diminuisce, moltissime volte sparisce, ma se la persona fa l'errore di fare una risonanza di controllo, che dopo un anno o due, che cosa vede? Che molto spesso la discopatia è tale quale prima, se non magari anche un pochino peggio. Questo perché? Perché molte volte è come dire: hai i capelli più bianchi di prima. Sì, sto bene però, sta bene. Quindi quello che noi interessa è creare una buona dinamica della colonna vertebrale. Quindi esercizi di allungamento, sì, prudenza, ma sono molto molto spesso utili, esercizi di rinforzo e imparare a muovere la colonna. Andiamo a vedere qualche esempio di queste cose con i quali puoi iniziare a lavorare sul tuo mal di schiena. Se poi vuoi approfondire, vai a vedere il link nella descrizione del video, vai a vedere il mio videocorso mal di schiena passo dopo passo e lì trovi i programmi completi. Allora, abbiamo detto prima parte della strategia, esercizi di allungamento. Qual è il mio esercizio di allungamento preferito in caso di lombalgia in generale, non della discopatia L4, L5, L5, perché abbiamo detto che non necessariamente è quello il problema. Quello che mi interessa è costruire una buona meccanica, una buona dinamica, quindi parlo di allungamenti che abbiano un effetto generale sulla colonna lombare. Il mio preferito indiscutibilmente l'allungamento dello psoas, anche proprio per un motivo scientifico, che molti studi dimostrano che in caso di problematiche lombari abbiamo una maggiore contrazione dello psoas e una minore capacità di utilizzare i glutei. Quindi detendere lo psoas è efficace in una buona maggioranza dei casi. Mi appoggio quindi su qualcosa di morbido, raddrizzo la schiena e faccio come prima cosa questi piccoli affondi in questo modo per prendere confidenza con il movimento, e poi posso andare semplicemente con la schiena ben diritta a tenere la posizione creando una tensione che andrò a tenere una trentina, quarantina di secondi sulla gamba davanti, durante la quale però inspiro ed espiro per favorire anche l'utilizzo del diaframma, e se voglio anche aumentarlo un pochino posso anche portare il braccio in alto, spingerlo su. Questo genera delle tensioni fasciali che vanno ad incrementare ulteriormente la tensione del psoas. Di solito 30-40 secondi, 3-4 volte per lato, è efficace su una buona maggioranza dei mal di schiena. Poi abbiamo detto, seconda parte, esercizi di rinforzo, di core stability. Uno dei miei esercizi preferiti sicuramente è quello della attivazione addominale, per il quale faccio mettere le mani una sopra l'altra, gambe piegate, sotto la colonna lombare, non sotto il sedere, sotto la colonna lombare, e il gioco è spingendo non con i talloni, ok, ma solo con la schiena. Posso anche alzare i talloni per essere sicuro di non spingere. Schiaccio forte le mie mani, schiaccio forte le mie mani, schiaccio forte le mie mani e rilasso. Schiaccio forte le mie mani, tengo una decina di secondi. Volendo potrei anche, nel caso io mi senta particolarmente già forte su questo movimento, ma se hai mal di schiena è difficile che uno sia già molto forte su questo movimento, potrei anche schiaccio e stacco appena appena tenendo la testa diritta, stacco appena appena le spalle. Diventa un forte impegno,
decine di secondi e giù. Di solito un buono standard per l'esercizio è una decina di volte da una decina di secondi. E poi abbiamo detto controllo del movimento, quindi voglio imparare bene a muovere le anche piuttosto che la colonna lombare. Uno dei miei esercizi preferiti per stimolare questo tipo di movimento è l'alzata dalla sedia. Quindi da una sedia io che cosa faccio? Raddrizzo la schiena, apro bene le gambe, raddrizzo la schiena e cerco di alzarmi con la schiena bene diritta. Se voglio essere sicuro di avere la schiena diritta, metto una mano sul costato e una mano sul bacino e non ci deve essere avvicinamento delle dita. Su con la schiena diritta. E poi provo a chiudere un po' le gambe e vedere se riesco a fare la stessa cosa. Ancora ce la faccio a riuscire a tenere la schiena diritta, ma se chiudessi di più le gambe non ce la faccio, dovrei piegare la schiena. Trovo quindi la mia apertura e lavoro sulla mia apertura. Poi chiudo un po', alzo un po', quindi metto sotto un cuscino perché se chiudo un po' devo alzare un po' la seduta e lavoro su quella. Ok? In questo modo imparo a gestire il movimento delle anche con la colonna diritta. E questo è molto utile per preservare la colonna dalle micro sollecitazioni che mantengono viva l'infiammazione. Quindi questa è la terza parte della strategia. Quindi anche soltanto con questi esempi puoi iniziare a lavorarci su base quotidiana e vedere se c'è un cambiamento sul tuo mal di schiena. Molto probabilmente ci sarà perché abbiamo preso le tre componenti fondamentali della strategia. Bene, per questo video è tutto. Se il video ti è sembrato interessante, lasciami un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali. Se vuoi approfondire, non dimenticare allora di guardare i link nella descrizione del video. Trovi tutti quelli che sono gli approfondimenti del caso, in particolare in questo caso trovi il videocorso Mal di schiena passo dopo passo, che è il mio programma completo su come migliorare la colonna lombare con una serie di strategie, una serie di esercizi scelti però in modo personalizzato. Ho preparato una serie di test che ti permetteranno di capire qual è il protocollo che fa al caso tuo, quali sono gli esercizi che fanno al caso tuo e come migliorarli di mano in mano. In questo modo potrai costruire una buona tenuta della colonna lombare, un buon movimento della colonna lombare e migliorare il mal di schiena, perché molte volte migliorare il mal di schiena è un problema di migliorare il modo in cui ci muoviamo e la tenuta dei nostri muscoli. Quindi se vuoi approfondire vai a vedere il video, vai a vedere il videocorso Mal di schiena passo dopo passo, trovi i link nella descrizione del video. Grazie dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.